Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha divulgato un messaggio di speranza e coesione nazionale in occasione del 76° anniversario della Liberazione alle associazioni combattentistiche e d'arma. Ora più che mai dichiara è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci permetta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile, quel filo conduttore che al Risorgimento alla Resistenza ha portato alla rinascita di tutta l'Italia. Rinascita, quindi unità, coesione e riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti, mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese. Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione, ma desidero con uguale intensità il 25 aprile, festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia connazionali che hanno lottato nelle file della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto e estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta, ha concluso il Presidente Mattarella. Cambiano i colori delle regioni da lunedì ed è già caos sul litorale romano, in particolare ad Ostia, con molte persone probabilmente invogliate dalla meravigliosa giornata di sole. Non mancano persone al pontile a Porto Turistico di Roma, dove si registrano anche diverse uscite in barca tra i diportisti e la ripresa dell'attività velica. Curiosità anche per la Fontana dello Zodiaco, restaurata e inaugurata lo scorso 20 aprile, ma ci sono anche ragazze e famiglie sulle spiagge libere per una prima improvvisata tintarella e qualcuno per il primo tuffo di stagione. Molte infatti le auto sul lungomare, gettonato in particolare l'asporto per il pranzo. Presenze anche se più discrete a Fiumicino e Fregene, dove però l'attesa tra qualche incertezza della categoria per le riaperture è già puntata al prossimo lunedì verso le numerose attività di ristorazione. Affollati i parchi e anche le principali strade del centro storico della capitale, affollato anche il lungomare di Ostia e le vie dello shopping. In atto i controlli delle forze dell'ordine e della polizia locale. Ristoratori al lavoro questa mattina anche a Napoli, stessa situazione infatti per Roma. Pulizie dei tavoli in vista della riapertura di lunedì prossimo, grazie al passaggio della zona arancione a quella gialla per tutta la Campania. L'Agenzia Europea del Farmaco ha raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose del vaccino di AstraZeneca tra 4 e 12 settimane dopo aver somministrato la prima, in linea con le informazioni sul prodotto. Il rapporto rischi-benefici del vaccino di AstraZeneca rimane positivo per gli adulti in tutte le fasce d'età, sostiene l'EMA in una nota in cui rileva che i benefici della vaccinazione aumentano con l'aumentare dell'età e i tassi di infezione. Novità anche dall'America che riguardano però i vaccini monodose di Johnson & Johnson. Le autorità sanitarie hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino, permettendo così la nuova distribuzione. Come scrive l'ANSA, la decisione arriva dopo una commissione di esperti che aveva dato il via libera alla ripresa della somministrazione del vaccino dopo una pausa durata 11 giorni per ulteriori accertamenti sugli effetti collaterali più gravi. Per le autorità, la ripresa della somministrazione del vaccino monodose può infatti riprendere immediatamente, giudicando i benefici superiori ai rischi e consigliando di indicare gli eventuali rischi per le donne più giovani, in modo da permettere loro di scegliere quale vaccino fare. Passiamo anche ai numeri del Covid nella giornata di oggi. Sono 13.817 i positivi al test Covid in Italia oggi nelle ultime 48 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano 14.761. Sono invece 322 le vittime in un giorno, ieri 342. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. E attualmente positivi sono 461.448, mentre guariti e dimessi 3.369.048.
Sono 320.780 invece i tamponi molecolari antigenici per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri. Sono invece 2.894 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 85 unità rispetto a ieri, tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 143. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.971 persone, in calo di 469 unità rispetto a ieri. Passiamo come di consueto anche alla Campania, sono 2.012 positivi del giorno, di cui 1.359 asintomatici e 653 sintomatici. I tamponi effettuati sono 21.651, di cui 7.803 antigenici. I deceduti 45, 28 nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, mentre guariti 2.131. Il report dei posti letto su base regionale prevede 156 posti di terapia intensiva disponibili, 140 occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 occupati, 1.499. Cambiamo argomento. Intervento realizzato in tempi record per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità della strada statale 163 Amalfitana, inaugurata proprio questa mattina. Un modello di efficienza attivato dalla Regione Campania che può essere replicato anche per altri importanti lavori pubblici. A fare il punto della situazione, come sempre, il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente proprio ad Amalfi. Ascoltiamolo. Credo che noi abbiamo registrato in questa vicenda un doppio miracolo. Il primo miracolo è quello che non abbiamo registrato vittime. Quando ci è arrivata la notizia, subito dopo la frana, abbiamo tirato un respiro di sollievo perché poteva essere un'ecatombe in questa zona. Il secondo miracolo è stata una prova di efficienza, di rapidità di intervento, che ci ha consentito di non bloccare le attività estive del comparto turistico alberghiero di tutta la costiera amalfitana. Da questo punto di vista io credo che ci sia, lo ricordava il sottosegretario, un esempio che può essere, come dire, importante anche per i grandi interventi che ci aspettano nei mesi futuri. Parliamoci con grande chiarezza, noi avremo 200 miliardi di euro a disposizione, ma se non troviamo modalità operative noi ci avvieremo verso un disastro totale. Perché siamo andati avanti in questo cantiere piccolo ma delicatissimo? Intanto perché abbiamo utilizzato comunque uno strumento di straordinarietà, un'ordinanza della Regione di carattere sanitario che ha obbligato un po' tutti gli enti a tener conto nel rilascio dei pareri del fatto che non eravamo in grado neanche di far passare un'ambulanza e quindi di tutelare la vita delle persone. In casi ordinari, per avere un parere di altre istituzioni che non cito, ci mettiamo 3 anni o 5 anni. Qui abbiamo bruciato i tempi, con il consulente della Procura della Repubblica, voglio ringraziare i tecnici che hanno lavorato, abbiamo raccolto in una decina di giorni tutti i pareri necessari, questo era il presupposto per andare avanti. Il secondo elemento importante come indicazione generale è la modalità operativa dell'ANAS, che qui ha fatto davvero un lavoro straordinario. L'ANAS ha dei contratti di servizi. Ha quindi delle aziende che sono a disposizione permanentemente per fare interventi anche di somma urgenza. In questo caso l'ANAS ha utilizzato una delle aziende che era a disposizione e l'ha impegnata immediatamente per fare questo lavoro per ripristinare la frana. Bene, sono due indicazioni di cui dobbiamo tener conto. Ieri abbiamo approvato in Consiglio regionale una modifica legislativa che invieremo al Parlamento nazionale che riguarda l'una i lavori pubblici. Proponiamo al Parlamento una modifica del codice degli appalti che prevede che una volta appaltata l'opera e aperto il cantiere non si possa più chiudere. Cioè la nostra proposta prevede che in caso di contenzioso si vada al risarcimento economico per chi fa il ricorso, ma l'opera non si blocchi. Perché abbiamo registrato innumerevoli volte che per ogni opera appaltata abbiamo ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, perdiamo anni e le opere non vanno avanti.
Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato due ordinanze che contengono ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 riguardanti la scuola e il piano vaccinale. Dove infatti il rispetto della soglia minima di attività in presenza per le scuole stabilita, per le scuole appunto secondarie e superiori, risulti incompatibile con l'applicazione delle linee guida approvate, vengono adottate dai dirigenti scolastici forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, al fine della riduzione dell'attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze. Inoltre è dato mandato alle ASL Napoli 1 e Napoli 2 di organizzare presso i centri vaccinali delle isole di Capri, Ischia e Procida, ad avvenuto completamento delle vaccinazioni delle fasce fragili della popolazione, come individuate proprio dal Piano Strategico Nazionale dei Vaccini per la Prevenzione di Covid e dalle raccomandazioni ad interim sui gruppi target delle vaccinazioni adottate dal Ministero della Salute, il calendario delle ulteriori vaccinazioni, includendovi secondo un ordine decrescente per fasce d'età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia, i cittadini aventi stabile residenza. Passiamo alla cronaca. Caos nella notte a Napoli, nella centralissima piazza Dante. Sono regole infatti che più giovani proprio non riescono a rispettare. Nella tarda serata di ieri infatti circa 200 giovanissimi si sono dati appuntamento nel cuore cittadino con alcol e musica per festeggiare l'imminente zona gialla. A nulla è servito neanche il coprifuoco delle 22, raggirato senza alcun timore. I carabinieri della compagnia centro, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale, sono stati attirati dalla forte musica proveniente dalla piazza e si sono recati lì per un controllo più approfondito. La situazione era davvero incredibile, 200 ragazzi che infrangevano ogni norma anti-Covid. Grazie ad un impiego massiccio di forze che ha visto coinvolte oltre 10 pattuglie coordinate da un ufficiale, i militari hanno sciolto l'assembramento e disperso i presenti, gran parte dei quali si sono dati alla fuga alla vista dei lampeggianti. 25 le persone identificate e sanzionate per le violazioni della normativa anticontagio, tutte senza mascherina. È stata una spedizione punitiva, dice la Procura, che contesta anche la premeditazione alle 4 persone ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del Parco Archeologico di Pompei. Il decreto è stato notificato nel corso della notte. 4 infatti i destinatari dovranno difendersi dell'accusa di aver ucciso Cerrato colpendolo con un compressore e ferendolo mortalmente con una coltellata. La loro posizione passa ora al vaglio del giudice per la convalida del fermo. Banalità del male e atteggiamento omertoso sono i due concetti che evidenzia invece il procuratore capo della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, nel parlare proprio dell'indagine della morte di Maurizio Cerrato, aggredito prima con un cric e poi colpito al petto dalla coltellata, al culmine della lite scoppiata, lo ricordiamo, perché la figlia aveva poco prima parcheggiato la propria auto in un posto occupato da una sedia in via 4 Novembre. Fragliasso parla a margine dell'esecuzione di un decreto di fermo che ha portato in carcere i 4 soggetti. Da questa vicenda, dichiara, emergono forti 2 considerazioni. Non meritano le nostre parole, sono solo vigliacchi. Mio marito, aggiunge inoltre la moglie, non l'avrebbero mai ammazzato se non fosse stato da solo. Ci volevano 4 di loro e ci volevano le armi. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato della situazione scolastica sul territorio irpino, proseguendo con una linea di particolare cautela per prevenire quanto più possibile il rischio contagi. Ascoltiamolo. Stamattina si è tenuta una importante conferenza di servizi relativa alla vicenda caratterizzazione del sito di Campo Genova, grande collaborazione tra tutti gli enti presenti, è emersa la volontà unanime di risolvere la questione, contiamo di trovare una soluzione definitiva entro il prossimo mese. In questo momento invece sono al comune, qui in compagnia dell'assessore Giacobbe, stiamo discutendo della vicenda relativa al ritorno in presenza anche per gli alunni delle scuole superiori. Al riguardo voglio anticiparvi quello che è il mio orientamento: ritengo necessario continuare almeno per un'altra settimana a tenere le lezioni
in DAD. Tra oggi e domani avrò anche una interlocuzione con l'ASL, così come prevede la norma, per poter poi firmare una specifica ordinanza. Vi annuncio anche che la prossima settimana ho intenzione di incontrare i rappresentanti degli istituti superiori della nostra città, perché ritengo indispensabile in questa fase necessario confrontarmi con voi studenti rispetto a una scelta importante relativa al vostro presente ma anche al vostro futuro. È arrivato puntuale questa mattina, come ogni sabato, il bollettino di contagi Covid a Caserta e provincia divulgato dall'ASL di Terra di Lavoro. I nuovi contagi sono 365 su 2.820 tamponi processati, per un tasso di incidenza che sale ancora e si attesta al 12,94%. Per fortuna non sono stati registrati decessi, mentre i guariti delle ultime 24 ore sono 193. I positivi attuali salgono a 172 unità, con Caserta che resta in cima con 481 attualmente positivi, seguita da Marcianise con 447 e Maddaloni con 404. I comuni casertani Covid free sono San Gregorio Matese, Rocchetta e Croce, Rocca Romana, Letino, Liberi, Gallo Matese, Ciorlano e Castello del Matese. Dal 26 aprile tornano accessibili il Parco della Reggia di Caserta e il Giardino Inglese. Da sabato 1 maggio anche gli appartamenti reali. Martedì 27 aprile il complesso Bambitelliano resterà aperto eccezionalmente anche nel giorno di chiusura settimanale. L'Istituto del Ministero della Cultura, con il passaggio del territorio della Regione Campania in zona gialla, riapre ai visitatori. Il Parco Reale e il Giardino Inglese saranno accessibili dal 26 aprile alle ore 8:30. Il Parco Reale avrà l'ultimo ingresso alle 18 e la chiusura alle 19. Il Giardino Inglese invece l'ultimo ingresso alle 17 e la chiusura alle 18. Nel Parco Reale è interdetta l'area circostante alla Peschiera Grande. Gli appartamenti reali accoglieranno invece il pubblico da sabato 1 maggio. L'orario di apertura è dalle 9:30, l'ultimo ingresso alle 18:45 e la chiusura alle 19:30. Lungo il percorso degli appartamenti reali sarà possibile ammirare l'allestimento di 21 opere della collezione Terremotus. Il percorso di visita arriva nell'area dell'Ottocento alla Sala del Trono. I visitatori, anche gli aventi diritto ad agevolazioni o gratuità, possono accedere alla Reggia di Caserta previa prenotazione online. La prenotazione consente infatti l'accesso da Piazza Carlo di Borbone e da Corso Giannone. Restano fuori dell'obbligo di prenotazione gli abbonati e titolari di vecchi abbonamenti, muniti di ristampa con codice a barre leggibile, dai palmari all'ingresso. Concludiamo come sempre con lo sport e parliamo di Casertana. Pronta per un altro impegno esterno, la squadra rosso-blu che è partita alla volta della Sicilia ieri in vista del match di domenica pomeriggio contro il Catania. Out per mister Guidi, lo squalificato Pacilli e gli infortunati Matos e Dekic, mentre rientra dalla squalifica il portiere Avella. Convocato anche Turchetta, che ha recuperato dal suo acciacco. A presentare la sfida è proprio il tecnico della Casertana, Federico Guidi, in sala stampa allo Stadio Pinto. Ascoltiamolo. Chiaramente sappiamo che avremo di fronte una squadra estremamente competitiva, che con il cambio di allenatore secondo me è diventato tra virgolette più squadra, una squadra molto propositiva, una squadra che ha all'interno del proprio gruppo giocatori esperti di grandissimo spessore, di abilità tecniche, quindi noi sappiamo che dobbiamo essere iperattenti in ogni situazione, perché in qualsiasi momento può arrivare un pericolo, e sappiamo ormai che siamo a 180 minuti dalla fine del campionato e siamo padroni anche del nostro destino, perché siamo veramente ad un passo da cogliere un risultato estremamente prestigioso che nessuno pensava che la Casertana potesse raggiungere. Quindi domani è il primo match point e che ci vogliamo giocare con tutte le nostre forze, con tutte le nostre carte a disposizione, per cercare di fare una grande partita con la stessa mentalità con la quale siamo usciti dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. Ma la nostra forza è quella di essere spensierati. Quando non lo siamo stati, spesso abbiamo incappato con prestazioni negative o con errori banali. Quindi noi dobbiamo essere spensierati, consapevoli che un certo tipo di mentalità
nell'andare alla ricerca di fare la partita, né con il coraggio di andare a provare anche a vincere la partita su dei campi difficili, ha fatto sì che ci ha portato fuori dalla lotta per non retrocedere e che ci sta facendo vivere qualcosa di insperato. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, ritorna la grande musica di Teleprima con una nuova puntata di Parade 91, quindi mi raccomando non cambiate canale. Invece appuntamento a domani mattina ore 6:55 live con la nostra rassegna stampa. Buona serata e buon sabato.